Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Shaman King. Oggi andiamo a vedere un pochino come potenziare fare l'awaken a tutti i personaggi. È più semplice di quel che credessi. Chiaramente, dato che questo gioco è full in giapponese, nel caso avete qualche domanda, qualcosa di cui volete una guida, mi raccomando lasciate un commento qui sotto e vedrò di aiutarvi nelle prossime guide. Vi ricordo ovviamente di lasciare like e iscrivervi nel caso avete ancora fatto e noi ci vediamo dopo la sigla. Allora, finalmente, dopo qualche giorno, sono riuscito a fare un reroll come Dio comanda, ovvero un account sia con Faust sia con Anna, che sono i migliori personaggi con cui partire. Poi ovviamente ho anche avuto fortuna a fare un back to back con un 3 stelle e questa Tamao ovviamente è gratuita. Ma appunto andiamo all'argomento del video: come si potenziano i personaggi, dove farmo le cose per farmarli. Andiamo subito a vedere, torniamo un attimo in personaggi, andiamo su Anna. Allora, partiamo subito in alto a sinistra. Questo 7 di 10 che vedete è il livello, diciamo, normale del personaggio. Questo livello non richiederà nient'altro che, diciamo, i soldi del gioco, che sono questi così esagonali verdi. Infatti, ora possiamo tranquillamente portarla a livello 10. Livello 10 Anna, perfetto. Poi abbiamo in alto a destra il livello dell'ultimate skill. Oltre che ai soldi del gioco, quindi sempre quelle cose esagonali, avranno bisogno di queste palline gialle. Queste palline gialle andremo un attimo dopo a vedere dove prenderle. Tornando indietro, abbiamo in basso a destra tutte le skill base del personaggio che si livelleranno con delle sferette blu. Anche qui andremo dopo a vedere come possiamo farmarle. Ora lasciamo stare queste due parti del personaggio. Per il momento andiamo nella home, andiamo in quest, daily quest, e qui troveremo tutto quello che ci serve per livellare i nostri personaggi e le nostre carte. Perché allora abbiamo questi qua blu, che appunto sono quelli per le skill base di un personaggio, abbiamo questi cosi esagonali che possiamo appunto farmare e abbiamo queste cose gialle per potenziare la ultimate del nostro personaggio. Ogni quest ha un suo power level consigliato, infatti ora non posso andare a livello 3 perché non ho un team da 80.000 punti. Per quanto riguarda invece questi, diciamo, nastri video, servono per aumentare il livello delle carte che andiamo un attimino a vedere. Non qui, no, neanche qui. Hello. Qui vision card. Ovviamente abbiamo le carte 3 stelle, 2 stelle, 1 stella, ma questo già lo sapete. Le carte uguali si possono ovviamente fondere tra di loro, come andremo a fare in questo momento. Ovviamente perderemo la carta doppia e andremo a usare un po' di cose esagonali che da ora in poi, raga, chiameremo soldi. Ok, a posto. Evoluzione quindi dal 20 va al 40. A posto, grazie per l'animazione. Ora questa carta avrà un triangolino in alto e se non sbaglio aumenta anche il bonus che la carta procura. Tornando ora ad Anna, andiamo a esaminare ora i riquadri a sinistra dopo il livello. Abbiamo le stelline, praticamente per aumentare di stelle e quindi aumentare le stat base del nostro personaggio dobbiamo o avere 100 di questi, che sono appunto solo di Anna, oppure bisognerà avere questi qua generici, diciamo. Questi generici sono veramente molto facili da ottenere. Andiamo subito a vedere come. Andiamo nello Shaman Fight, che si sbloccherà ovviamente andando avanti sempre con la storia. Ora chiaramente non posso farlo perché è a tempo, dalle 5 alle 15, non italiane chiaramente, ma giapponesi. Andiamo sul tesorino e come vediamo nei reward che ci dà tutto l'evento abbiamo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 di questi cosini per aumentare le stelle. 60 solo con questo evento, quindi con due potremo portare un personaggio a 4 stelle. Ovviamente poi partecipando a questo Shaman Fight avremo dei coin del Shaman Fight appunto. Questo è lo shop che ci darà un sacco di cose, compresi appunto i soul, chiamiamoli, per evolvere i personaggi a stelle più alte. Abbiamo ovviamente di tutti quanti i personaggi, mentre come ultimo upgrade del personaggio abbiamo, diciamo, un awakening viola. Questa awakening viola è più importante rispetto alle stelle per il semplice fatto che, oltre che a aumentare le statistiche base del personaggio, garantirà a una certa skill un effetto aggiuntivo.
Per il momento sembra che l'unico modo per aumentare appunto quella specie di awakening sia questo shop qui. Non ho veramente idea di come procurarsi questi cristallini viola. Sicuramente però vi terrò aggiornati. Forse è trovando un duplicato del personaggio? Non ho veramente idea. Quindi nel caso qualcuno di voi nei commenti abbia trovato un personaggio uguale più di una volta, per favore mi dica cosa questo personaggio vi ha dato. Quindi ragazzuoli, per questo video è tutto. Io spero che vi sia stato utile e vi ricordo che se avete qualche domanda scrivete pure qui sotto nei commenti. Per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Cotto, out.